Alessandro Feo ha dato i natali ad Alessandro Feo. Marina di Casalvelino, ad aprile scorso, qualche mese da chef imprenditore. Com'è andato? Come sta andando? Come sta andando? Sta andando abbastanza bene, con risultati anche inaspettati, diciamo così, con finalmente le soddisfazioni tanto attese stanno arrivando, il sogno di una vita si sta compiendo. Ora bisogna soltanto lavorare. Era anziano, insomma, è un sogno veramente Eh sì, è un sogno comunque portato proprio. da bambino, perché quando uno inizia questo percorso, almeno io, ci ho sempre creduto, ho sempre aspettato questo momento. Parlavamo prima, un menù e dei piatti che decisamente si distinguono perché particolarmente contemporanei, concentrati sulla materia prima, raccontano un territorio, ma hanno un'identità propria rispetto alla cucina tradizionale. Sì, io ritengo sempre che chi ne fa da padrone è sempre la materia prima. La scelta è sempre la cosa importante, infatti la cosa più importante ogni giorno è scegliere il prodotto, avere il contadino di fiducia, avere il fornitore di fiducia, mi dà sì che l'ottimo risultato dei piatti. Io dico sempre che se la materia prima è d'eccellenza, io devo fare ben poco, Tu perfetto. hai sempre creduto moltissimo nel Cilento, nonostante, e non vanno negate, le grandi difficoltà di fare l'esposizione nel Cilento. Sì, come si dice, è più facile partire che rimanere. È vero, è vero. Il Cilento è un territorio che merita ed ha tantissimo. Dobbiamo essere soltanto noi, poi mi metto anche nei giovani, Ci sei alla grande. dobbiamo essere soltanto noi giovani a crederci ancora di più e dover dare ancora di più, perché è il territorio che è uno dei più belli secondo me che ci possa essere, uno che è una persona che ha girato a pensare di più il territorio. C'è molto da fare nel Cilento, credo siamo d'accordo su questo in termini di professionalità, che ha bisogno sicuramente in questo settore di crescere, ma Alessandro si conferma un bellissimo riferimento e un indirizzo Grazie. da segnare in agenda. Una garanzia con un rapporto qualità-prezzo credo davvero invidiabile barra introvabile. Alessandro Feo, Marina di Casalvelino.